padre Fedele Bisceglia torna all'attacco della suora che l'ha accusato di averla violentata e che lo ha fatto condannare. Ha preparato una lettera indirizzata a Papa Francesco in cui afferma di essere stato calunniato e di essere innocente e di volere la benedizione del pontefice. Siamo al capolinea e credo che questo sarà l'inizio di una campagna che io farò, non per discolpare me perché non ce n'è bisogno, perché questa cosa non l'ho neanche pensato, ma affinché tutte le persone che hanno contribuito a questo complotto si possano convertire. E ci riusciremo. E poi la seconda cosa, un appello caloroso al vescovo Nunnari affinché dopo specialmente i recenti avvenimenti in cui la suora è stata dichiarata inattendibile, deve intervenire. Se non interviene lui, che è il mio vescovo, deve intervenire. Dunque, in attesa del pronunciamento della Cassazione, previsto per il 17 settembre, l'ex frate continua a ribadire la sua innocenza. Io non ci voglio arrivare il 17 settembre, io penso che prima del 17 settembre qualcuno parlerà. Io dico che la suora sarà sconfitta da un'altra suora, Sor Tane sarà sconfitta da Sor Faustina, la santa. Credo che come la Vergine Maria ha sconfitto il serpente che aveva ingannato Eva, Sor Faustina, Santa Faustina, sarà all'altezza della situazione. Quindi la Divina Misericordia per tutti quanti coloro che hanno partecipato a questo complotto, che avranno sempre il mio perdono.